Solidarietà e divertimento tra Viale Italia, Via dei Concili, domenica ad Avellino per una finale per l'Emilia. La serata è organizzata dalla neonata associazione esercenti avellinesi di Piero Lovolo in collaborazione con il comune del capoluogo Irpino. Tre i punti in cui sarà possibile donare soldi o oggetti per i terremotati emiliani o inviando un sms al 4550. Inoltre tutti i commercianti devolveranno parte dell'incasso in beneficenza. È un'associazione neonata che ha come intenzione quella di creare attività e quindi economia per questa città. Sarà allestito un maxischermo, un palco e un altro palco più piccolo, maxischermo ovviamente per la finale e due palchi per la musica live che partirà subito dopo. È un'iniziativa pro Emilia, noi vogliamo anche raccogliere dei fondi proprio per, per i terremotati, purtroppo è un qualcosa che ci, ci appartiene, tra l'altro purtroppo storicamente ci appartiene. Quindi diciamo che è qualcosa fatta proprio per migliorare le, le sorti di, di tutti, anche dell'Italia forse. Tantissime le presenze attese in città, a partire da domenica pomeriggio, anche per la doppia finale Italia-Spagna, trasmessa su un maxi-schermo che sarà installato in Via L'Italia, chiuso al traffico, tra musica, concerti, artisti di strada e giochi per bambini. Il vice sindaco Gianluca Festa, sicuro del rispetto delle regole per un tranquillo svolgimento della serata. Tutto pronto, con grande soddisfazione da parte dell'amministrazione, ma direi da parte dell'intera città, c'è la conferma di questa collaborazione che in questa fase di grande difficoltà economica stiamo trovando da parte di esercenti, cittadini, lo testimonia questa iniziativa, ma anche le altre che si sono già succedute nel centro storico. Per uno svolgimento corretto e senza problemi? Quelle non devono mancare, mi sembra che lo spirito però sia quello giusto: eh, massima calma, sicuramente un po' di euforia anche per la finale, attenzione massima anche alla beneficenza. Ricordiamo che questa iniziativa è volta anche al raccoglimento, anzi, soprattutto al raccoglimento di fondi per le popolazioni delle mine duramente colpite dall'ultimo sisma, e noi sappiamo cosa significa purtroppo dover patire un terreno. E poi, sicuramente, tanto divertimento, ma nei limiti perché divertirsi nei limiti fa piacere a tutti. Una manifestazione accolta con favore dall'amministrazione cittadina per rivitalizzare il commercio avellinese e attirare giovani in città anche da fuori provincia, come ha sottolineato l'assessore Modestino Verregia. Di doppia finale con questa manifestazione, sia per un sostegno per l'Emilia, sia per la finale di calcio tra Spagna e Italia, il comune di Avellino è vicino a queste manifestazioni per rivitalizzare il Vitalizzare un po' il commercio, ma nello stesso tempo di non far andare i nostri giovani nelle altre città limitrofe. Creare un movimento intorno alla città di Avellino e portare quante più gente ad Avellino a noi è interessante. Il Pino è vicina all'Emilia proprio perché ha vissuto lo stesso dramma? Sì, io lo dicevo poc'anzi altre colleghe vostre perché è una cosa meravigliosa questa di domenica che va al di sopra di ogni manifestazione: dare un contributo per le zone terremotate. Visto che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli anni Ottanta lo stesso dramma, è giusto che la città di Avellino e io un invito faccio eh, con le vostre televisioni affinché possa unire quanto più gente della provincia di Avellino. La partita la vedranno con uno schermo gigante ma allo stesso tempo potranno contribuire a dare un piccolo contributo per queste zone terremotate.